I motivi delle lentezze sono molteplici. Il primo è che abbiamo poco personale, c'è stata la mancanza di fondi che mi hanno costretto a fare la vicenda della fascia, se no 1,2 miliardi ce lo sognavamo. La risposta dell'ingegnere è stata un po' anomala, adesso ho incontrato il Presidente venendo qui. Io posso un problema vero, che vi sono dei progetti presentati incompleti. E a richiesta di integrazione è passato quasi un anno, abbiamo un centinaio di pratiche, anche di più, che non hanno risposta. Gli ingegneri impiegano tempo a fare i salle. Io, tema smentita, fra un ingegnere e un amministratore di condominio hanno impiegato 14 mesi per firmare un ultimo salle, perché l'amministratore diceva che l'ingegnere doveva andare a lui e viceversa. Fino a quando l'imprenditore ha detto: vabbè, io ti telefono per l'ultima volta, adesso vado dal sindaco, e si è sbloccata la cosa, 14 mesi. Quindi adesso ognuno deve fare il proprio dovere. E io credo che alcuni ingegneri, io non ho detto tutti gli ingegneri, ma alcuni ingegneri in effetti stanno prendendosi tempo in modo vergognoso, hanno troppi carichi. C'è uno studio, c'è un ingegnere che ha preso 500 progetti, li sta dando all'esterno. Noi, tra l'altro, abbiamo detto adesso nella legge che vogliamo anche un po' la white list degli ingegneri, cioè vogliamo capire quanti progetti c'hai, quanta gente c'è nello studio, con quale contratto. Questa è una questione di trasparenza, su questo gli ingegneri hanno avuto un po' da ridire. Dopodiché è chiaro che noi adesso dobbiamo affinare il processo di ricostruzione, i soldi ci stanno e si deve cominciare a correre. Chiaro che non è così, ci sarà qualcuno che non le consegna, ma sembra una percentuale bassissima, cioè di fatto che la maggior parte dei progetti sono stati presentati nelle scadenze dovute. Ripeto, ci sono progetti presentati addirittura nel 2011, progetti presentati nel 2011 che ancora non vengono visti. Quindi di cosa parliamo? Tutte le frazioni, non è partito nemmeno un aggregato in frazione, non sono stati visti nemmeno uno dei progetti relativi alle frazioni, quindi delle varie schede parametriche presentate dai tecnici per tutto il territorio comunale. Quindi i tecnici hanno fatto, appunto, quindi poi uno non può dire c'è qualcuno che non presenta, quindi sono tutti persone non affidabili. No, la maggior parte della categoria, anzi la quasi totalità, con orgoglio dico che la quasi totalità della categoria fa il suo dovere. C'è qualcuno che non lo fa? Noi vogliamo la trasparenza da sempre, quindi non vediamo l'ora di vedere questi nomi.